Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi. I lavori all'ordine del giorno prevedono la conversione in legge del decreto legge 9 maggio 2018 numero 44, recante misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1. È uscito. Allora, io non ho sentito la frase, ho visto il gesto, credo che riferirò al Presidente per eventuali provvedimenti ove ritenuti necessari. Grazie. Ho visto il gesto, non la frase. Prego, riprenda. Nonché per il completamento di piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativa a crisi aziendali. Il provvedimento consente di rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga alle aree di crisi industriale complesse anche per l'anno 2018, aree situate in territori soggetti a recessione economica con perdita occupazionale di rilevanza nazionale e di impatto notevole sulla politica industriale nazionale. La complessità del problema può derivare da crisi di una o più imprese di grande o media dimensione, con effetti sull'indotto, o da gravi crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione sul territorio. In tale aree, l'articolo 44,11 bis del decreto legislativo numero 148/2015 ha previsto la possibilità di concedere un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché la mobilità in deroga sulla base di specifici accordi stipulati in sede governativa per il biennio 2016-17 ed entro il limite di determinate risorse. La legge 205/17 ha previsto che le regioni possano utilizzare nel 2018 le risorse non impiegate nel biennio 16-17 e la facoltà di prorogare specifici trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga. L'articolo 1 del decreto legge che oggi ci apprestiamo a convertire evidenzia la necessità di procedere ad un ulteriore finanziamento di 9 milioni di euro per le risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, poiché nel caso specifico della Regione Sardegna le risorse stanziate risultano insufficienti a garantire gli obiettivi programmati. A tale onere si provvederà con il Fondo sociale per l'occupazione o la formazione. L'assegnazione di 9 milioni di euro alle aree di crisi complessa della Sardegna serviranno per la prosecuzione di trattamenti degli ammortizzatori sociali per un periodo di 6 mesi, in quanto i precedenti sono già scaduti il 30 giugno scorso. La platea dei possibili beneficiari della misura individuata dalla Regione Sardegna ammonta a circa 1.000 lavoratori, per un costo di circa 1.500 euro ciascuno, di cui 1.000 euro per il trattamento e 500 euro per la contribuzione figurativa, per un totale complessivo pari a 9 milioni di euro. La misura dell'articolo 2 si è resa necessaria in relazione al ritardo dell'intervento regionale di concessione di trattamenti da prorogare. Essa non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto vengono utilizzate le risorse già assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 44,6 bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, numero 148, che costituiscono un limite di spesa. Ebbene, cari colleghi, questo provvedimento ci ricorda la grave crisi industriale ed occupazionale che attraversa il nostro Paese. Allora, a titolo personale, spero nella rinascita di una politica industriale lungimirante che tuteli le eccellenze italiane e le difenda finalmente dalla concorrenza sleale di paesi esteri e dal loro dumping salariale. Il lavoro è essenziale per gli italiani di tutte le età, è un volano che genera benessere e fiducia nel futuro. La sua mancanza, oltre a generare ricadute economiche difficili nella vita di singoli e delle loro famiglie, toglie loro ogni prospettiva e speranza nel futuro. Non è obbligatorio.